Assessore, in ottica di politiche giovanili è stato ottenuto il bando Ritorno al Futuro? Assolutamente sì, è un progetto, quello di Ritorno al Futuro, sul quale come assessorato alle politiche giovanili e come amministrazione abbiamo creduto sin da subito in sinergia con il nostro Informa Giovani, con la Confartigianato, con l'Erga Omnes, con tante sigle associative e non che hanno insieme a noi portato avanti un progetto per puntare sulla formazione dei nostri giovani, per rafforzare quel principio anche di indirizzo che insomma è fondamentale per le nuove generazioni al fine di far inquadrare i nostri giovani quelle che sono le proprie competenze, quelle che sono le proprie skill, quelli che sono i propri percorsi di lavoro possibili per il futuro. Noi come assessorato alle politiche giovanili in questi anni abbiamo puntato molto su questi aspetti, abbiamo attivato un job corner che ha dato delle oltre 100 figure che ci si sono rivolte, circa 50 giovani hanno trovato un'opportunità concreta di lavoro, seria e continuativa e con questo finanziamento, con questo bando, con questo progetto Ritorno al Futuro, 28.000 euro è la cifra del finanziamento, riusciamo a indirizzare ancor meglio le nuove generazioni agendo con le scuole e insieme ad esse, perché i nostri giovani hanno bisogno non soltanto di una formazione accademica ma anche di essere indirizzati nel mondo del lavoro.